Verdi. Vuol dire che è un gruppo che ama ballare, questo vuol dire. Adesso vi presentiamo due danze che si facevano proprio nei castelli. Dovete sapere un segreto. Le danze che si facevano nei castelli in realtà venivano copiate dalle danze che si facevano nei campi, che facevano i contadini, gli artigiani, la gente comune. Quelli che abitavano nel castello, le dame, i cavalieri, quando hanno cominciato a danzare anche loro, hanno copiato le danze della gente semplice. Erano danze molto semplici, che si facevano in fila oppure in cerchio. Noi adesso ve ne facciamo vedere due. Una si chiama salterello, si chiama salterello proprio perché i passetti sono un po' saltellati. L'altra invece si chiama farandola, va bene? Ed è una lunga catena in cui possiamo coinvolgere anche voi e quindi la ballerete con noi, va bene? Poi vi dico come dovremo farla. Adesso facciamo prima il salterello. Allora, Agnello, passalo un attimo qui per dire due parole. Sì, buonasera, grazie per essere rappresentanti, sono il vicepresidente dell'Associazione Culturale Cefalesna. Finalmente siamo riusciti quest'anno a portare... siamo riusciti, come dicevo, a portare quest'anno finalmente 40 like da Cerra, grazie anche ad Antonio Terroni, in collaborazione con altre associazioni, quali HLEB, quindi l'AGE, i ragazzi di Youth. Speriamo quindi di offrirvi questo spettacolo e di replicarlo anche durante l'anno affinché Acerra possa diventare finalmente città di Pulcinella. Adesso vi lascio alle danze dei ragazzi dell'HLEB, costumi curati da me, posso dirlo, sì, perché... Buona musica. Un attimo.
siamo una catena unica. Ci prendiamo per mano e l'unica cosa che dovete fare, dovete seguire chi guida il ballo, va bene? Che si chiama farandola. I bambini ovviamente piano piano li prendiamo noi, ok? Non li fate catapultare tutti in mezzo allo spiallo. Thank you.